Veramente molto molto felice di avere radunato tanti amici questa sera per ricordare il nostro Guglielmo Marconi, perché Guglielmo Marconi è un bolognese, tanto che parlava quasi meglio il dialetto bolognese dell'italiano oltre all'inglese, così mi hanno detto. Quindi mi fa piacere, lo ripeto, perché mi fa piacere anche, diciamo, vedere, leggere sul viso della principessa Elettra questa gioia, perché capisco che avere un papà così grande sia una fortissima emozione per chi resta. Niente, io sono la presidente della famiglia Bugnaisa e tengo moltissimo alla memoria di Guglielmo Marconi. Non è molto tempo che sono capitata qua, sono circa 4 anni e il mio intento è quello di risvegliare nella memoria dei bolognesi il ricordo di questo scienziato che ci invidia il mondo intero e che è una gloria di Bologna e va considerato tale. Oltretutto, da ex insegnante, ritengo che sia all'interno delle scuole per i nostri liceali una figura estremamente accattivante, un po' anche per la sua così irrequietezza, per il fatto di essere abbastanza fuori dagli schemi. È una bellissima persona che è riuscita attraverso una cultura che è stata comunque assorbita da tante persone che gli stavano intorno e da studi che comunque faceva, seppure privatamente, e ha acquisito un sapere e basandosi anche molto sull'esperienza, ha acquisito quelle competenze che gli hanno consentito di liberare anche la sua fantasia. E uno scienziato che abbia anche questa fantasia, secondo me, è veramente uno scienziato completo. Vedi Leonardo da Vinci, insomma, non soltanto scienziato, ma anche, a me piace chiamarlo poeta delle onde, sia onde radio, sia onde marine. E niente, quindi non voglio togliere molto tempo a questa presentazione, con questa presentazione agli intervenuti, quindi dico solo due piccole cose. Io mi sento anche affettivamente unita a questa famiglia perché il mio babbo si chiamò Guglielmo perché la sua zia, lo devo dire, quella che fece da madrina, era stata con Guglielmo Marconi a giocare probabilmente anche a queste onde da bambinetta, adolescente. E quando nacque questo nipote, lei impose alla famiglia intera che si chiamasse Guglielmo, perché si vede che era in lei un ricordo particolare. Poi, come ho detto prima a qualcun altro, c'è anche un altro motivo: il mio figlio minore è nato il 25 aprile, per cui insomma, ogni volta che c'è un compleanno che ricordo il mio babbo, io vado col pensiero a Guglielmo Marconi. Niente, quindi chiudo così. Intanto vi presento il professor ingegner Falciasecca. Scusate, sono anche un po' emozionata, che aprirà questo pomeriggio con la sua dissertazione. Provo cortarmi, abbiamo fatto le prove, sembra che sia. Bisognerebbe fare come Marconi e fare senza figli, ma insomma ci sono naturalmente, ci sono i radiomicrofoni. No, cosa dici? Non lo so, non ho capito mia moglie cosa mi abbia detto. Noi no, senza figli, vabbè. Allora, no, noi no, ma dietro c'è tutta una questione familiare che adesso non vi sto a raccontare. Infatti io metto l'orologio qui. Metto l'orologio qui perché non si finirebbe mai di parlare di Marconi, naturalmente io rischio di non finire mai. Allora, sì, no, ma
prima di essere sgridato vorrei autolimitarmi. Allora, comincio, e non è semplicemente una cosa di prammatica, per ringraziare il presidente della famiglia Bugnaisa, la professoressa Sapori, il presidente della Primo Levi, perché hanno inteso raccogliervi in questa sala per parlare di Marconi. Non se ne parlerà mai abbastanza qui a Bologna. Ed è un peccato, perché conoscendolo meglio, io credo che tutti i bolognesi sarebbero molto, ma molto orgogliosi di aver avuto un concittadino di questa levatura. Di più c'è anche un altro discorso. Siccome Marconi è noto in tutto il mondo, può essere, come si dice oggi, un asset per la città di Bologna e l'intera regione, nel senso che può essere usato in modo buono per fare promozione turistica, per diciamo, ricordarci quando facciamo delle cose che abbiamo dei grandi esempi dietro le spalle, quindi dobbiamo avere fiducia, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, in sostanza, non è soltanto un ricordo di una grande persona del passato, ma ci può servire molto anche per il futuro. Questa slide raccoglie un attimo le cose di cui un po' rapidamente vorrei parlare. Sono tutte cose che sono avvenute in anni, in decadi, che poi finiscono col 9. Poi 100 anni da quando Marconi ha comprato la nave Elettra, 110 anni da quando ha preso il premio Nobel, 120 anni da quando nel 1899 ha fatto una grande radiocronaca alla Coppa America, che già esisteva allora. Marconi fece la prima radiocronaca ed ebbe questa una grandissima risonanza. In più, per fare anche un po' di pubblicità, è proprio recentissimamente stata, diciamo, tradotta una autobiografia degli anni cruciali dell'attività di Marconi fino al 1899, chiamata l'autobiografia del 1899, che ci dà un Marconi ancora inedito. Infatti, sembra incredibile, ma il personaggio Marconi è talmente complesso e variegato che ogni volta che lo si guarda da un punto di vista si può scoprire delle cose nuove. Ecco, guardando questa autobiografia sono venute fuori delle cose che neanche io immaginavo dello spirito di Marconi, del suo humor anche. Ci sono delle cose, ecco, insomma, un giorno poi ne riparleremo. Volevo qui ricordare due momenti in cui Marconi proprio all'inizio è stato ricordato qui a Bologna, perché Marconi ha ricevuto dei riconoscimenti qui a Bologna anche abbastanza precoci. La scuola di ingegneria nel 1901 gli diede la laurea ad honorem. 1901 era ancora un anno in cui era molto controverso il lavoro di Marconi, e quindi siamo stati, come ingegneria, dico perché io sono un professore in pensione della facoltà di ingegneria, ecco, sono stati rapidi a capire l'importanza. E poi nel 1903 c'è stato un grande omaggio della città di Bologna al suo grande concittadino. Parlavo prima di autobiografie, e qui, senza voler perdere troppo tempo su questo, su Marconi di biografie ne sono state scritte tantissime. Ognuno può andare a guardare su Amazon, per esempio, trova grande quantità. Ecco, una che non soltanto perché c'è qui la principessa che l'ha curata ed è scritta dalla mamma della principessa Maria Cristina Marconi, mio marito Marconi, la cito perché anche qui trovate delle cose che non sono da nessun'altra parte, perché ci sono delle esperienze di vita vissuta, di viaggi, cioè cose viste dall'interno della famiglia. Tutti gli altri vedevano il Marconi ufficiale, no? Il Marconi
che faceva gli esperimenti, Marconi, grande scienziato, l'uomo pubblico e così via. È molto bello, si legge anche con molta facilità. Ecco, invece Marconi di autobiografie vere e proprie non ne ha mai fatte pubblicare, però ce ne sono tre, da cui poi ho tratto la maggior parte delle cose che racconto, non solo stasera, ma anche in generale. Uno è questo dattilo scritto del 1899, proprio dattilo scritto, neanche tentativo di stampa. Poi c'è un lavoro del 1913 che è a stampa ma non pubblicato. E infine, in fondo, la Nobel Lecture, quella che lui ha presentato quando ha ricevuto il premio Nobel nel 1909, è una sorta di autobiografia, e quella è ufficiale ed è l'unica veramente pubblicata. Ecco, questo un po' complica le cose, perché poi ci sono dei momenti della vita di Marconi che per comprenderli richiedono di andare a guardare le relazioni, andare a guardare che cosa è stato scritto su di lui, eccetera, ma questo fa parte anche del bello. Bene, ecco, intanto vediamo i protagonisti di questo racconto. Da parte, ma ne ho già parlato, i bolognesi conoscono Marconi? Dite tutti no, oppure tutti sì, non lo so. Alla fine vediamo che cos'è che sapevate già. Questo. Allora, qui cosa vediamo? Marconi in mezzo, Guglielmo, da una parte la mamma, Annie Jameson, irlandese, della famiglia del whisky Jameson, che trovate nei migliori bar anche qui a Bologna, il papà Giuseppe, e dietro il fratello Alfonso. Tutti questi hanno avuto una parte fondamentale, non soltanto Guglielmo ovviamente, ma nella vita e nel successo di Marconi. La mamma, Marconi riconosce che è molto stato molto importante la mamma, bisogna dire che ci sono stati diversi momenti della sua vita in cui la mamma è stata fondamentale. Lo sarà anche il padre Giuseppe, da un certo momento in avanti, lo sottolineo perché è un po' bistrattato, il papà sembra che sia quel signorotto di campagna che capiva poco o niente e che cercava di ostacolare il lavoro del figlio perché non lo capiva. Non è proprio vero, non è proprio così. Adesso vedremo anche questo. Una famiglia allargata. Dove siamo? Ecco, a sinistra in bianco e nero vedete com'era la villa Grifone ai tempi di Marconi, a destra com'è adesso con il mausoleo, vedete la tomba di Marconi dove c'è la salma di Guglielmo e della moglie Maria Cristina, la mamma di Elettra. È stato sempre a Villa Grifone Marconi? No. Tanto è stato, è nato in via delle Assi, quindi via 4 novembre, non lontano da qui, ma Villa Grifone ci stavano spessissimo durante l'estate, ma è stata anche a più riprese in Inghilterra, in particolare a Bedford, ed è per questo motivo, lì ha seguito delle scuole, no? Ha fatto l'equivalente un po' del nostro elementari, poi, naturalmente queste scuole le seguiva in inglese, per cui la sua impronta, la sua prima impronta linguistica è inglese. Non solo perché la mamma era inglese, ma perché lui ha vissuto in Inghilterra nei momenti in cui da ragazzi piccoli si imparano le lingue. Ha frequentato anche Firenze, lì ha provato all'Istituto Cavallero prendere un diploma per far contento il papà, ma poi alla fine non c'è riuscito, e Livorno invece è fondamentale. Livorno più riprese, Livorno era una città dove gli inglesi andavano per tutta una serie di motivi, c'erano anche dei parenti di Marconi, e lì a Livorno, come vedremo, sono avvenute due cose fondamentali, la conoscenza del mare da parte di Marconi, perché a Bologna non c'era, neanche a Bedford, e quindi il suo amore per il mare comincia lì, e poi incontra il suo maestro principale, che vedremo, che si chiama Vincenzo Rosa. A Livorno in particolare, appunto, segue le lezioni di fisica di Vincenzo Rosa e quelle di matematica di Giotto Bizzarini.
due grandi nomi, più noto forse Giotto Bizzarini, quello di matematica, ma anche Vincenzo Rosa era un fior di scienziato, era allievo di Reuter, che è stato il fondatore dell'Istituto Tecnico Toscano, che è stato un po' un'università in Toscana, una piccola università della Toscana. E Rosa, lo dice Marconi più riprese, è stato il vero maestro di Marconi. Eccolo qui, professor Vincenzo Rosa, e su Rosa faccio un commento sulla mamma di Marconi, perché avrete già capito che, venendo in Italia, Marconi, ritrovandosi nelle scuole italiane, a un certo momento ha cominciato ad avere qualche difficoltà nelle materie letterarie, in particolare italiano, composizione, eccetera, eccetera. E allora una normale mamma, adesso non vuol dire una mamma italiana, diciamo una normale mamma, magari l'avrebbe mandato a lezione da una professoressa di italiano, perché di solito si manda a lezione il ragazzo nelle materie dove va peggio. E invece no, siccome si era già capito in quel momento, Annie l'aveva capito benissimo, che Marconi aveva proprio una particolare attitudine per la fisica, per l'elettricità e così via, lo manda a rinforzarsi laddove era già forte. E in particolare, voi immaginate, questo professore Vincenzo Rosa a disposizione di questo ragazzo brillantissimo per parecchie ore del giorno nel suo laboratorio. Rosa era anche bravissimo a costruire le apparecchiature, ha spiegato queste cose a Marconi, che di suo aveva una grandissima predisposizione anche manuale. Marconi ha avuto tutta una serie di doti che è difficile che una persona da sola possa avere, cioè manualità, capacità di intuire dagli esperimenti le cose nuove che venivano fuori, grande coraggio, grande tenacia, insomma cose che vedremo anche strada facendo. Ecco, ed è proprio grazie a Vincenzo Rosa che Marconi ha ottenuto una preparazione di base nelle materie di fisica ed elettricità, facendo anche esperimenti, costruendo anche lui delle cose, quindi aveva una preparazione di base che lo ha messo in condizione di leggere delle riviste tecniche importanti di quel periodo. In particolare, qui entriamo già in cose delicate, qui vedete il fratello Alfonso che teneva queste note, erano molto precisi a casa Marconi, per cui il fratello Alfonso teneva tutta la lista delle spese che erano state fatte dalla famiglia. Allora, qui vedete, dati a Guglielmo per abbonamento all'elettricità 12 lire. Ecco, adesso al di là del costo dell'abbonamento, questo vuol dire abbonamento, vuol dire che Marconi leggeva regolarmente questa rivista. Questa rivista era una rivista di grande qualità, per leggerla ci voleva una grande capacità e una bella preparazione, quindi in sintesi, se Marconi la leggeva, vuol dire che il lavoro di Vincenzo Rosa era stato fatto molto bene, ed è vero, certo, che Marconi non ha preso neanche un diploma di istituto tecnico, ma la preparazione che gli serviva per poter poi fare il suo lavoro l'aveva, e come. Quindi adesso non prendiamo, questo forse è l'unico punto su cui si può discutere l'esempio di Marconi, non tutti dobbiamo dire non andate a scuola, ecco, per essere chiaro, se uno è Marconi ed è anche con una certa disponibilità dei precettori privati può seguire questa strada, gli altri è meglio che magari vadano all'università e imparino le cose lì. Ecco, però il Marconi improvvisato, il Marconi bricolaire, non è una cosa che corrisponde alla verità. Marconi era ben preparato, sia dal punto di vista della costruzione delle apparecchiature, sia dal punto di vista intellettuale per comprendere quello che nella fisica del suo tempo stava venendo fuori. Qui vedete la rivista dell'elettricità. Ecco, che cosa si ritrova Marconi quando da ragazzino comincia a pensare a fare qualcosa nel campo dell'elettricità? Si ritrova un quadro teorico incredibile che era stato proposto
da James Clerk Maxwell nel 1864. Sono le cosiddette equazioni di Maxwell, brevissime note, se vogliamo, potete vedere, adesso lì sembrano in un francobollo, ma in realtà ve le potrei scrivere davvero nel retro di un francobollo, e lì tuttora noi queste equazioni le utilizziamo per fare la progettazione dei circuiti a microonde, dei cellulari, delle coperture radio, insomma tutte queste cose qui. E quindi il mio stipendio è stato a lungo basato sull'esistenza di Maxwell e poi di Marconi. Ecco, ma succede anche un'altra cosa, che signore a destra, che invece è Rudolf Hertz, ha l'idea, che poi sarà seguita da molti fisici del suo tempo, di fare una sperimentazione per mettere in evidenza la cosa fondamentale che derivava dalle equazioni di Maxwell, cioè come ci sono le onde luminose, così a frequenze più basse devono esistere delle altre onde, onde radio, onde elettromagnetiche, con delle proprietà simili a quelle della luce. Hertz è il primo che genera in laboratorio delle onde a frequenze radio, quindi stiamo parlando di centinaia di megahertz, diciamo siamo nel campo della televisione analogica di oggi, anche quella digitale per la verità terrestre però. Ecco, e mette in evidenza che effettivamente queste onde si potevano generare, esistevano e avevano proprietà molto simili a quelle della luce. E questo è fondamentale perché nel 94 Hertz muore, nella seconda metà di quell'anno viene pubblicato dall'Elettricità un compendium molto ampio di tutti i lavori di Hertz. Marconi li legge e da altri, vediamo se ce l'ho, ecco, da altre note si può vedere che circa in quel periodo comincia a fare delle cose fondamentalmente diverse rispetto a quelle che faceva prima. Lo si vede dagli acquisti. Comincia a comprare delle cose, tanto molto più sofisticate, ma anche cose che per il lavoro che faceva precedentemente non ci avrebbero servito a niente, mentre invece erano cose che gli servivano per lavorare nel campo delle onde elettriche. E quindi questo è stato fondamentale, vedete proprio la catena di cose, Vincenzo Rosa, l'elettricità, questo, ecco. E lì Marconi, in quel periodo, ha l'idea che si possano fare delle comunicazioni a grande distanza con le onde elettromagnetiche. È facile dirsi, in quel momento però gli scienziati mediamente pensavano che non si potessero fare. Erano poi più interessati alle questioni di laboratorio. Il nostro grande Righi ha fatto una serie bellissimi esperimenti, ma non ha tentato di andare al di là della lunghezza del laboratorio dell'Istituto di Fisica, quindi una cinquantina di metri, ecco, a dir molto. Marconi invece ha idea di fare non i chilometri, le centinaia di chilometri e poi le migliaia di chilometri, e lo dice. Fin dal momento in cui, fin dai miei primi esperimenti, io ebbi la convinzione, direi quasi la visione chiara e sicura, che con le onde radio si potessero fare collegamenti a grandi distanze. Controcorrente, quindi, rispetto al... Ecco, qui rapidamente passo delle cose che potete vedere poi al Museo Marconi. Questo è un tentativo di pila termoelettrica che fa parte del primo periodo di attività di Marconi. Ne abbiamo ricostruito una parte e funziona. Questo è un altro dei quaderni di scuola di Marconi che sono stati trovati all'Accademia dei Lincei. Questo era un motore termoelettrico, funziona. Ecco, a un certo momento Marconi comincia, come dicevo, a pensare alle comunicazioni radio a grande distanza. Lo fa in questo laboratorio, che vedete, questa è una foto del periodo originale, è la cosiddetta stanza dei Bacchi, che sta al secondo piano della Villa Grifone, così chiamata perché prima era usata per i Bacchi da seta, insomma, qui c'è una tradizione a Bologna sui Bacchi da seta, e Marconi invece la usa per tutt'altri motivi. La mamma, d'accordo con il papà, gli cede questo,
questa stanza adesso fa parte del Museo Marconi, che vedete ricostruita, vedete una finestra che apre il laboratorio al mondo, perché poi questa sarà la cosa che distinguerà Marconi, vedete ancora delle cose, ecco. Marconi cosa fa subito di diverso rispetto agli altri? Siccome ha l'idea di voler fare delle comunicazioni a grande distanza, non si accontenta di stare dentro la stanza dei Bacchi, ma esce, trasmette dalla finestra, trasmette dal giardino davanti alla villa, nel parco, riceve un po' dappertutto, e a un certo momento fa una cosa che possiamo definire il primo esperimento cruciale di Marconi. Cosa vedete qui? Adesso noi ce lo siamo dimenticati, ma ai tempi di Marconi, oltre al telegrafo con i fili, esisteva un telegrafo senza fili, che però usava le onde luminose. Era usato in campo militare soprattutto, aveva addirittura adoperato Napoleone, c'è una versione di questo telegrafo che è dovuta a Schapp, molto importante. Insomma, per farla breve, c'era non solo il competitor con i fili, ma anche un altro competitor senza fili. Allora, se uno vuole far vedere che con le onde radio è capace di fare delle cose nuove, diverse, deve far vedere che le proprietà delle onde radio sono diverse rispetto a quella delle onde luminose. Non in contraddizione con quello che aveva trovato Hertz, trovato Righi. Onde luminose e onde radio sono molto simili, ma hanno anche delle differenze. Differenze che si mettono in evidenza soprattutto quando uno esce dalla finestra, va nel mondo reale, non sta solo in laboratorio. E qui Marconi scopre delle cose nuovissime. In particolare, ecco perché l'esperimento della collina dei Celestini è una cosa nuova. Perché, attualmente Marconi avrà provato a fare delle distanze, prima 100 metri, poi 200 metri, 500 metri, 1000 metri, ad un certo momento va, non lui, diciamo il fratello Alfonso o il fattore, al di là della collina dei Celestini, dove non c'era visibilità. O in gergo lo chiamiamo non line of sight, e il fatto che abbia ricevuto un segnale in assenza di visibilità fa capire che con le onde radio si possono fare delle cose che con le onde luminose non si possono fare. Voi tutti che avete quasi un telefonino, il vostro telefonino in questo momento è in collegamento con una stazione radiobase, ma dov'è? La vediamo? No. Le onde luminose non ce la farebbero a tenere questo collegamento. Con le onde radio passiamo le pareti, arriviamo in cima ad una casa qui nelle vicinanze dove sarà posizionata l'antenna della stazione radiobase e così via. E capite l'importanza di questa cosa? Vuol dire che con queste onde noi possiamo fare realmente delle cose nuovissime. E la stessa radiodiffusione non funzionerebbe se non ci fossero queste proprietà. Insomma, ecco, Marconi questo scopre e lo fa con questa apparecchiatura e su questa, senza dilungarmi troppo, vedete quella lastra? E Marconi usa buona parte delle cose che già erano presenti in quel momento sull'arena tecnica e scientifica, no? Ma non bastavano quelle. Per riuscire a far funzionare bene un radiosistema ci voleva una cosa nuova. Questa cosa nuova è l'antenna. Marconi capisce l'importanza dell'antenna a modo suo, perché ci arriva in maniera intuitiva, poi capisce come perfezionarla, come migliorarla, la presa di terra, eccetera, 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 ma ve la faccio breve, senza antenne un radiosistema non funziona proprio. È un qualche cosa che è più vicino a una stufa elettrica che non ad un trasmettitore. Ecco, quindi anche se noi andiamo a vedere e si scopre che delle cose esistevano già, Marconi le ha prese, la pila di volta e così via, ecco, ma senza quell'aggiunta lì non funzionava niente. Questo poi, prima di essere capito anche dagli scienziati, ci è voluto un sacco di tempo.
adesso corro, questo è il ricevitore. Ecco, una cosa divertente nella, questa biografia del 1899, Marconi mette appunti che sono, diciamo, di lunghezza paragonabile alla fatica che lui ha fatto per riuscire a realizzare una cosa. Allora, capiamo davvero qual è stato quello che gli ha portato via più tempo e più fatica. Mentre invece poi nelle pubblicazioni che fa sembra che tutto sia andato liscio, se anche ci ha messo un mese, ma insomma non aveva importanza perché non era veramente rilevante dal punto di vista scientifico. Se noi vogliamo capire invece l'aspetto umano di questo ragazzo, la fatica che ha fatto e così via, ecco che il discorso invece è diverso. In particolare ha perfezionato questo che è stato il primo rivelatore. Noi le onde elettromagnetiche non le vediamo, non le tocchiamo, però ci vuole un intermediario. Questo intermediario è un rivelatore che attraverso le onde elettromagnetiche le trasforma, queste onde elettromagnetiche, in qualcosa che noi poi possiamo usare o possiamo capire. In particolare, in questo caso, è la corrente elettrica che viene resa disponibile attraverso questo dispositivo. Ecco, Marconi va a Londra con la madre nel 1896 dopo questi esperimenti. A questo punto va a Londra con i soldi del papà, perché il papà ha capito benissimo che il figlio aveva in mano qualcosa di importante e gli sarà di grande aiuto. C'è una bella corrispondenza tra i due, padre e figlio, in cui Guglielmo chiede: allora cosa facciamo papà con questo? E da quel momento in poi diventa importantissimo proprio la presenza. Ecco, là a Londra trova il cugino Henry Jameson Davis che lo aiuta e fa il suo primo brevetto, molto modesto come titolo: Improvement nella trasmissione di impulsi elettrici, eccetera eccetera. Lo fa però così bene, grazie agli avvocati pagati dal papà, che tutti i suoi nemici lì a Londra, che ne ha avuti diversi, in particolare il famoso professor Lodge, non riescono a smontare il brevetto. Lodge alla fine dirà: non ha inventato niente, però i suoi avvocati sono stati così bravi che non si riesce a smontare questo brevetto. Non era vero, naturalmente, che non aveva inventato niente, ma era vero che gli avvocati erano stati bravi. Questo ci ricorda una cosa, qui vedete le azioni della Marconi e vedete anche i primi che hanno sottoscritto queste azioni. Marconi ha fatto in Inghilterra una cosa che noi vediamo fare adesso dai nostri ragazzi più abili e più vivaci, cioè ha fatto una start-up e per fare la start-up ha preso del capitale che si chiama anche oggi il venture capital, sono i venture capitalisti, no? Ecco, questa gente che vedete non erano esperti di tecnologia, erano semplicemente delle persone che avevano dei soldi, li volevano investire, speravano di avere dei ritorni, eccetera, eccetera. Ecco, questo tanto per dire, riguardare Marconi. Io adesso devo correre moltissimo, perché altrimenti saltiamo. Ecco, a un certo momento Marconi decide di provare una cosa ancora più difficile della collina dei Celestini. Trasmettere dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, all'America. Anche qui gli scienziati dell'epoca dicevano: no, non ce la puoi fare perché c'è la curvatura della Terra e quindi la Terra sferica ti maschera il segnale. Oh, Marconi invece non c'è dubbio che qui sia stato anche un po' fortunato, diciamo la verità, però ci ha messo molto del suo, tanto perché aveva avuto dei grossi inconvenienti, aveva montato delle antenne a Poldi in Massachusetts e nel giro di 15 giorni dei fortunali le hanno distrutte. Allora Marconi ha ricostruito quella di Poldio con gli ultimi soldi che aveva nella compagnia e poi è andato a San Giovanni di Terranova, dove al posto dell'antenna userà un aquilone con 120 metri di filo, il famoso aquilone di Marconi. La cosa succede: 12 dicembre del 1901 riceve la lettera S, che secondo le istruzioni da me impartite, questa è la voce di Marconi che cerco di imitare,
secondo le istruzioni da me impartite, alle ore 12 mi mandavano da Poldiue e alle 12.30 circa ricevono questa lettera S. Cos'era successo? La terra sferica c'era, però come vedete lì dalla figura in alto, succedeva che delle onde mandate in alto trovavano degli strati nella parte alta dell'atmosfera, la cosiddetta ionosfera, che funzionavano un po', per farla semplice, da specchi. Per cui ritornavano giù, la Terra è anche lei uno specchio buono, ritornavano su, insomma, con due o tre di questi rimbalzi si andava dall'altra parte. Marconi poi riuscirà con questi rimbalzi a collegarsi con gli antipodi, questo nel 1930, quando si collegherà con Sydney. Anche questa una grande novità. Naturalmente anche qui attacchi a non finire, ma non è vero, e poi già Marconi sapeva che gli trasmettevano la lettera S, sì, in quel momento sì, ma l'importante era capire che era arrivato proprio quel tipo di segnale, insomma. Comunque anche questo meriterebbe lunghi discorsi. Naturalmente Marconi diventa ancora più popolare e poi dal 1901 al 1907 sembra quasi che lui sia scomparso. In realtà stava lavorando, ha fatto parecchie cose, anche note, insomma, ma stava mettendo a punto il sistema commerciale. Nel 1907 lui mette in piedi Clifden, dove siamo andati con la principessa proprio per ricordare questa cosa, un sistema di Marconigrammi, per cui la gente pagava e si trasmetteva dall'altra parte dell'oceano l'equivalente del telegramma. 1909 gennaio, questa nave Republic si scontra, perché c'era la nebbia, con un transatlantico italiano che portava, fra le altre cose, dei profughi di Messina che scappavano dopo il terremoto. E qui succede una cosa straordinaria, perché il marconista che era a bordo del Republic riesce a fare il suo lavoro così bene che i soccorsi arrivano rapidamente e si salvano tutti. La cosa naturalmente ha avuto un eco straordinario e Marconi, che già era stato nominato, no, come per gli Oscar, per i Nobel si fa la nomination, più o meno la cosa si assomiglia, è stato già nominato più volte, tutti capiscono che a quel punto il Nobel gli arriverà. La cosa in effetti succederà per tutta una serie di motivi che in parte potete immaginare e in parte richiederebbero un sacco di tempo per essere spiegati. Non gliela danno da solo, gliela danno assieme a questo personaggio che è Carl Ferdinand Braun. Marconi ci rimane male all'inizio, poi capisce, perché vedeva molto più in là. Vabbè, insomma, col tempo si capirà, e in effetti noi ricordiamo il Nobel dato a Marconi. Carl Ferdinand Braun non è molto ricordato e non se lo merita nemmeno, poveretto, perché poi è quello che ha inventato il tubo catodico, quindi i nostri televisori sono andati avanti a lungo con quello. Questo è il re che gli ha consegnato il Nobel. Questo è il resto del Carlino. Qui, ecco, guardate Marconi, perché ha 35 anni, no? È ancora ben, quasi un ragazzino, guardarlo. Ecco, vedete, ha avuto le prime nomination 1901, 2, 3, poi per un po' niente. 1908 sembrava che l'avesse visto vinta assieme a Righi. Il resto del Carlino pubblica una fake news, diremmo adesso, perché poi si scopre che non era vero, nessuno dei due l'aveva vinto, invece nel 1909 lo vince. E andando a vedere nei verbali della Royal Academy, i verbali in svedese, che per cortesia di un amico svedese abbiamo avuto la traduzione, e Marconi è definito il creatore della telegrafia senza fili, anche se poi dopo dicono sì, ma anche Braun è stato bravo, cioè, però all'interno proprio è riconosciuto. E guardate cosa dice anche il presidente dell'Accademia, che ci voleva una persona, Marconi, in grado di realizzare la cosa in modo pratico, ma
ci voleva la sua inflessibile energia, perché non aveva solo la testa, come dicevo, coraggio, tenacia, e poi il self appointed day, cioè se l'era immaginato da solo qual era il suo scopo, prima di tutto, che è una cosa di una certa importanza. Adesso di passaggio, noi proprio in questo periodo storico viviamo con una quantità dal punto di vista tecnologico di mezzi, quello che ci manca è capire come usarli, sono i fini che ci mancano, quindi c'è una ipertrofia di mezzi e una atrofia di fini che in qualche modo dovremo risolvere. Ecco, Marconi con il suo esperimento poi naturalmente apre un nuovo capitolo della fisica, lo studio della ionosfera, che va avanti per anni e anni e anni, finché proprio nel 1947 ci fu un altro scienziato, Appleton, che prese un altro premio Nobel perché finalmente era riuscito a spiegare teoricamente come erano andate le cose. Questo lo saltiamo. Ecco, che cosa è successo dopo il lavoro di Marconi è straordinario. Non siamo in grado neanche in un sacco di tempo di spiegare tutte queste cose. Vedete solo le parole, broadcasting, cioè radiodiffusione, controlli a distanza, radiocontrolli, radar, radioaiuti alla navigazione, comunicazioni mobili, eccetera, eccetera. Chi fosse curioso, qui c'è un libro che aiuta, dopo Marconi il diluvio, scritto da una persona che vedete, e quindi ve lo lascio se volete approfondire il seguito. Il titolo iniziale parlava delle lettere, allora io alla fine ho messo qualcosa anche delle lettere, che non avevo inizialmente messo perché ho detto, ho già troppe cose. Questa è le lettere, ve ne parlerà sicuramente la principessa di che cosa hanno fatto a bordo delle lettere e così via. Vedete che era grandina, eh? Infatti da un certo momento in avanti il mantenimento delle lettere è diventato un problema per Marconi, ma insomma questo è ancora un'altra cosa che si vedrà più avanti. Altra foto delle lettere, qui vedete la Maria Cristina a bordo delle lettere con Guglielmo. Dal punto di vista scientifico vi dico solo una cosa, però uno pensa all'elettro, al Panfilo, una cosa di piacere, sì, perché a Marconi il mare piaceva moltissimo, però questo è stato il laboratorio viaggiante di Marconi ed è stato funzionale a quella che abbiamo chiamato la seconda rivoluzione del wireless. Cioè, dopo aver lavorato per un po' a frequenze basse, Marconi comincia ad occuparsi di frequenze più elevate, per una serie di motivi che magari in un'altra conferenza vi racconto, perché è molto interessante anche questo, e fu fondamentale l'Elettra perché aveva lì il suo laboratorio ed era un laboratorio viaggiante per cui poteva tranquillamente spostarsi, fare prove di propagazione, di trasmissione da tanti posti. E finiamo con questa cosa di famiglia, ancora qui principessa c'è là dietro, quindi non riesce a vederla, ma ecco, sì. E l'Elettra sull'Elettra con la scritta Elettra. Un pezzo dell'Elettra ce l'abbiamo anche a Pontecchio, questa era la cabina che in questo momento abbiamo anche ricostruita, la nave Elettra è stata fatta a pezzi, la poppa è al fucino, la prua invece a Trieste, nell'area di ricerca di Padriciano, con questo bello squarcio che fa vedere che era stata buttata, diciamo, affondata durante la Seconda Guerra Mondiale con i siluri, eccetera. Ecco, Marconi, anche questo non facciamo in tempo a leggerlo, ma Marconi ha sempre avuto la convinzione che aumentando le comunicazioni radio la gente avrebbe potuto scambiare pensieri, opinioni e così via, si sarebbe capito meglio e quindi la pace sarebbe stata più vicina. Dopo poco scoppia la Seconda Guerra Mondiale, però sul momento non è stato un grande profeta, però noi siamo ancora qui a sperare che invece questo sia vero, che conoscendoci meglio, quante volte sentite dire che
per risolvere certi problemi bisogna contrastare l'ignoranza, e contrastare l'ignoranza vuol dire conoscersi meglio, e la radio può riuscire a far questo. Ecco qui, in riconoscimento dell'importanza di Marconi, qui vedete i reali di Svezia che sono venuti da noi nel 2009 per ricordare appunto l'anniversario della consegna del Nobel a Marconi. Ecco, io più o meno credo di essere stato nei tempi, spero di avervi suscitato delle curiosità, perché è più quello che non ho detto, potete immaginare, no? Il 95% non l'ho detto, se avete il 5%, poi se avete voglia di progredire, ci si ritrova magari, insomma, ancora qua. Grazie. Ecco, allora sì, prima ho fatto una presentazione affettiva, adesso vorrei fare invece una presentazione di questo evento come presidente della famiglia Bugnasa. E me ne ha dato l'occasione proprio il professor Falciasecca, che ha accennato a Sydney. E in effetti fu proprio il 26 marzo del 1930 che Guglielmo Marconi, trovandosi a Genova, proprio su questa nave che è stata presentata, riuscì ad accendere appunto le luci del municipio di Sydney, che fu un evento miracoloso. Infatti la nave Elettra è stata chiamata anche la nave dei miracoli, giusto, principessa? Ecco. Ebbene, questa fu l'occasione perché la famiglia Bugnasa, che già diciamo era ai suoi primordi, esisteva, e inviò il giorno stesso, quindi il 26 marzo, una lettera a Guglielmo Marconi di grande soddisfazione, di chiaramente encomio, solenne e così via, e decise lo stesso giorno di trovare un quantitativo di firme di autorevoli e anche meno autorevoli personalità bolognesi per chiedere poi o sottoscrivere la richiesta da inviare a Guglielmo Marconi di divenire presidente onorario della famiglia Bugnasa. E furono appunto acquisiti in brevissimo tempo queste 50.000 firme, firmarono personalità più in evidenza di Bologna, adesso io non le ricordo tutte, ma senz'altro il cardinale Nasalli Rocca, il prefetto, l'allora rettore magnifico dell'università, professor Giuseppe Albini, il segretario del fascio Ghinelli, poi i comandanti d'armata, del corpo d'armata, insomma tantissime personalità, anche analfabeti comunque, che naturalmente vidimarono la loro croce per garanzia della loro sottoscrizione. Pensate che furono raccolte queste 50.000 firme in un album prestigioso che pesava la bellezza di 16 kg, quindi un cuoio e quant'altro. E scelsero poi una giornata del giugno successivo, adesso mi sembra l'8 giugno, sì, per portare direttamente i rappresentanti della famiglia Bugnasa, per portare questo dono, insomma, questa richiesta contemporaneamente a Guglielmo Marconi, che si trovava sulla nave Elettra nei pressi di Civitavecchia. Quindi andarono e naturalmente, benissimo, se avete fatto vedere la foto, si fecero fotografare appunto insieme. E la cosa bellissima è quello che disse loro Guglielmo Marconi, e disse infatti nell'accogliere il volume delle firme, concluse il suo semplice ringraziamento: serberò questo volume come uno dei ricordi più cari e più preziosi nelle mie ore di studio, di silenzio, di distacco dalla vita. Esso mi parlerà della mia città indimenticabile, alla quale desidero che voi recchiate l'espressione della mia riconoscenza profondissima. Auguro al sodalizio una sempre maggior fortuna per il bene di Bologna e della patria. E questo
questa fu la risposta che diffusero sia il Carlino sia l'Avvenire del giorno successivo. E ancora in seguito, il 4 ottobre, all'inizio dell'anno sociale, perché in effetti la famiglia Bugnaisa apre ogni anno il 4 ottobre, che è la festa di San Petronio, noi continuiamo giustamente questa tradizione. Bene, il 4 ottobre del 1930, all'inizio dell'anno sociale, Marconi mandava un messaggio particolare alla famiglia Bugnaisa, che auspice il santo patrono, inaugura oggi la sua nuova sede, che è questa, in effetti, e giunga il mio saluto devoto con l'augurio più sincero di sempre maggiore sviluppo, con spirito concorde per il bene della nostra amata e gloriosa città. E io ci tenevo proprio quest'anno ad avere questa, perché è proprio noi quest'anno come famiglia Bugnaisa siamo state accolte nel registro delle associazioni di promozione sociale, quindi abbiamo degli intenti, abbiamo dei compiti, e per me uno dei compiti importanti è anche quello di vivacizzare e di recuperare una memoria ben più consapevole e solida nei cittadini bolognesi. Dobbiamo esserne orgogliosissimi. Deve essere per noi veramente un vanto. E con queste parole passo la parola alla figlia, la principessa Elettra, che adesso vi racconterà tante cose belle. Io sono felice di stare qui con voi finalmente, perché ho sempre ricordato la famiglia bolognese. Io venivo con mia madre e sapevo che era tanto amata da mio padre e che era veramente con tutti i bolognesi, perché io non li vedo questi bolognesi in genere. E ci sono tante commemorazioni per mio padre, però a Bologna mi fa piacere di vedere i bolognesi. E qui finalmente ci ritroviamo. Allora, io prima di tutto voglio ringraziare la presidente della famiglia bolognese, la dottoressa Sapori, poi ringrazio il professore Gabriele Facciasecca, che ha parlato con molta precisione delle grandi opere di mio padre. E poi anche ringrazio la presenza sorpresa del mio grande amico che è Giulio Bargellini, e poi anche del mio grandissimo amico che è Ippolito Bevilacqua, il Duca Bevilacqua. E poi ho la gioia di presentarvi Guglielmo, mio figlio, e mia nuora Vittoria. Allora, io è tanto tempo che volevo incontrarvi e ho operato molto per ricordare mio padre, ma non tanto da queste parti, ma sono andata all'estero e ho fatto dei giri, dei viaggi in America, ho fatto quasi ogni anno sono andata in Massachusetts, a Cape Cod, che è la prima stazione radio costruita da mio padre nel 1903, appunto in America. E poi sono stata nel 2002, un altro centenario, per ricordare appunto la prima stazione radio nelle Americhe, che era in Canada, costruita da mio padre. Poi sono stata a St. John Newfoundland, che è San Giovanni e Terranova, che anche lì sono stata tre volte, in varie periodi dell'anno, anche dal 12 dicembre, che è il momento più freddo, e
poi ricordando mio padre, tutto il lavoro e anche la gioia e la soddisfazione che ha avuto nel ricevere il primo segnale attraverso l'Atlantico. E poi naturalmente altri viaggi che ho fatto in Inghilterra moltissimo, e poi anche in Australia. In Australia sono stata 8 volte in Australia e sono molto legati a mio padre proprio per la distanza che gli ha trasformato la vita a loro, li ha uniti al resto del mondo, e poi anche per la sua accensione delle luci a bordo dello yacht Elettra, spingendo un tasto ha acceso le luci del municipio di Sydney in Australia, che era a giorno a Genova, dove era ancorato con l'Elettra, e era notte in Australia, e che era riuscito benissimo. Poi anche il Brasile, un altro paese in cui sono andata due volte, che amo moltissimo, e che mio padre ha acceso da Roma, dalla casa di mia madre, che adesso è mia, nostra, l'abbia condotti, spingendo un tasto le luci della statua del Cristo sul Monte Corcovado a Rio de Janeiro. E per me è molto emozionante quando vado in questi paesi che sono entusiasti, che amano tanto mio padre e che piangono di commozione quando mi vedono. E per me mio padre mi è sempre vicino. E anche voglio ricordare quello che ho passato di bello a bordo dello yacht Elettra, mio padre con mia madre, e navigavamo e lui faceva le ultime invenzioni, e appunto come è sempre innamorato del mare, perché lui aveva la grande passione del mare che mi ha trasmesso anche a me. Anche io sono pazza per il mare, e poi anche per le onde elettriche. Mio padre soprattutto, il suo grande amore erano le onde elettriche. Poi naturalmente mi ricordo anche il grande amore per mia madre, che aveva, e anche lei che ha dedicato tutta la sua vita a mio padre, è rimasta 57 anni vedova. Prende il ricordo di Guglielmo, di mio padre, e poi naturalmente anche quanto ha voluto bene a me, perché mio padre era affettuosissimo, e poi aveva pazienza, passava il tempo ad ascoltare le mie domande, a quello che gli chiedevo, e mi rispondeva sempre, e mi trattava come una persona grande. E per me, insomma, mio padre era tutto. Infatti è cambiato la mia vita quando non ce l'avevo più. Poi voglio anche ringraziare tutte le persone che sono state, mi hanno ospitato, che sono affettuose con me, che cercano di aiutarmi. E anche adesso questo professore Spinelli, che mi sta facendo vedere le fotografie di tutto un capolavoro che ha fatto lui delle nostre varie gite, viaggi e cose, e anche che gli ho portato io dai viaggi miei, e siamo stati anche a Dubai, perché mi volevano che io parlassi del International Summit, e quindi anche per mio padre era una grande
commemorazione. E tutto quello che faccio io lo dedico a mio padre, e adesso quello che desidero sempre che sia ricordato. Infatti io sono sempre pronta a parlare alle università, le scuole, le riunioni, anche le riunioni di scienziati. Sono amica del premio Nobel, amica degli astronauti e tutti quelli che hanno dedicato la vita alle passioni di mio padre. E poi voglio descrivervi le invenzioni che faceva a bordo dello yacht Elettra. Allora, invenzione che mi ricordo benissimo è quella del radar, perché questi strumenti che lui vedeva dal riflesso di queste onde elettriche contro l'ostacolo, e lui l'aveva creato perché vedeva la possibilità di farlo con le microonde, perché lui ha incominciato con le onde lunghe, onde medie, onde corte e poi microonde. Le più potenti erano le microonde. Allora, le ultime invenzioni con le microonde. E mi ricordo che sullo yacht Elettra diceva a mia madre, a me, Cristina Elettra, di mettere delle lenzuola come se fosse nebbia, in modo che mio padre dava l'ordine al timoniere di andare in mezzo a due boe che aveva messo apposta con lo spazio da entrare dentro con la prua, e aveva avuto il successo e ha chiamato l'ammiraglio Jackson, che era già amico suo e che comandava la navigazione nel Tamigi, dove è sempre pieno di nebbia, che è nero, che è impenetrabile, che succedono disgrazie. E la sua preoccupazione era che fosse sempre per il bene, per salvare la vita umana. Ecco, io da bambina sono cresciuta con l'ammirazione di mio padre, e salvava le vite umane, salvava quelli che erano in pericolo, che stavano affogando, e quindi per me ero consapevole delle cose grandi che faceva mio padre, e poi lui me le spiegava quando io crescevo, e poi naturalmente dopo io ho continuato a parlarne, come fanno tutti i professori, come il professore Francesca e tutti quelli che con precisione anche all'estero sono bravi, sì, gli olandesi, gli inglesi sono molto precisi. Poi l'antenna parabolica. Antenna parabolica sono degli aghi. Io sono stata con Guglielmo e Vittoria a Santa Margherita Ligure perché c'era un anniversario, e dall'Hotel Miramare, che faceva queste trasmissioni con questa antenna parabolica, e poi sullo yacht Elettra, che è il principio. Questi aghi che poi si curvano, ci sono le fotografie e anche i dischi, dei dischi che poi dopo sono diventati satelliti. E l'astronauta Neil Armstrong, quando ha conosciuto mia madre, io ero vicina a mia madre, ha detto: se non era per suo marito io non sarei andato sulla Luna. E quindi io ho dei bellissimi ricordi. L'ultima invenzione che io ripeto sempre, perché finché ci sono io sono una testimone,
l'estrazione dell'oro dall'acqua del mare. E quella era l'ultima invenzione, che lui con questi apparecchi in una cabina segreta da poppa, lo yacht elettrico, sempre in navigazione così, che estraeva questi fili d'oro. Mi chiamava, mi urlavo di gioia naturalmente, e lui era felice e voleva che io l'aiutassi a separare questi fili d'oro. E quello che voglio ricordare è che mio padre, e lo dico sempre, poteva essere inglese, perché allora la madre era irlandese, ma allora era tutta la Gran Bretagna, oppure italiano, ma mio padre ha scelto di essere italiano, la sua patria è l'Italia. E anche quando lo trattavano non bene, lui difendeva sempre l'Italia, e per questo io veramente l'ammiro. E poi che aveva fede in Dio, diceva: è un dono di Dio che mi ha messo a disposizione queste forze della natura per creare il modo di poter fare del beneficio all'umanità. E quindi è un esempio. Io parlo molto con i giovani e gli do sempre anche questo lato spirituale, che credeva in Dio e che poi era ottimista, eh? I giovani devono essere ottimisti, devono essere positivi. Qui abbiamo un giovanissimo assessore, fantastico. E allora, sì, io sono molto per i giovani e vorrei che nel Palazzo di Bologna ci fosse un centro di studi per giovani che avessero la passione per mio padre, anche passione per l'arte, per altre cose, per la musica, perché mio padre suonava sempre il pianoforte, la madre cantava, il fratello suonava il violino, mio padre suonava il pianoforte. Erano tutti musicisti, io pure adoro la musica, e così, con tanti auguri di Buon Natale, di felicissimo anno nuovo, sperando di rivedervi, passo la parola a Guglielmo. Allora c'è un video che lo presenta lei. Perché ci deve essere il microfono vicino. È dentro la cartella? Sì, è dentro la cartella. Ecco. Questo Marconi fa. Aspetta, sì, guarda, ce ne sono tre. Aspetta, guarda, facciamo così. Guarda, ordiniamo per tipo così. Per tipo. No, per grandezza devi ordinare. Scusa un attimo, faccio io. Allora, dettagli, dimensione. Sì. Ecco, aspetta. Sono grande e dovrebbe essere questo. Sì, sono la stessa cosa. Dunque, ora bisogna vedere da dove esce l'audio. Perché c'è anche Fusani video Marconi. Sì, è questo, però non so se lo vede questo, guarda un po'. Però quello di Fusani ma è più o meno la stessa cosa. No, questo direi di no. Allora provo. Un momento, un fatto. Ecco questo, qui si sì, perfetto. L'audio mi sa che non si sente.
quasi in inglese. In the historical sense, comunque lo Dunque, questo video è un breve trailer di un film che abbiamo fatto su Guglielmo Marconi a partire dal Palazzo di Bologna. E purtroppo qui l'audio non si sente, ma la base del video è in inglese, perché questo film lo abbiamo presentato con la principessa Elettra Marconi in varie parti del mondo, da Dubai agli Stati Uniti, alla Spagna, in Europa. E io mi scuso perché la base è in inglese e non c'è stata mai l'occasione di presentarlo qui a Bologna, e la prossima volta che ci sarà un'occasione faremo la base in italiano, insomma. Ecco, questo è stato proiettato a Dubai. Nelle foto che avete visto, io non volevo interrompere la discussione, ma c'è stato un incontro negli Stati Uniti d'America 2 anni fa con la principessa Elettra e il pronipote del presidente Roosevelt degli Stati Uniti, che ha dato un riconoscimento straordinario alla principessa in occasione della prima trasmissione del presidente Roosevelt dagli Stati Uniti all'Europa. Questo è il Palazzo Marconi di Bologna. Abbiamo portato la città di Bologna in tutto il mondo e continuiamo a portarla, e la presenteremo probabilmente l'anno prossimo in occasione della giornata mondiale della radio dell'UNESCO, che dovrebbe essere o l'11 o il 14 dicembre di questo anno. Uncle Alfonso died. And I treasure this palace, I love this palace, and keep it always in the memory of my father, Marconi, Guglielmo Marconi. Palazzo Marconi, also called in ancient times Palazzo Orsi, from the name of the noble family who had owned it for centuries, that counted among its members bishops, cardinals, and popes. At the moment, is under the supervision of the Soprintendenza per I Beni Artistici e Storici. During its long history, the palace, after being mostly rebuilt between 1549 and 1564 by the famous architect Antonio Morandi, nicknamed the Terribilia, has been enriched of architectural improvements and decorations, such as the 18th and 19th century frescoes on its walls and ceilings. In 1775, the schoolmaster sculptor Domenico Bion. Sì, sì. Ecco, questo è, diciamo, una sintesi di quello che noi andiamo a presentare nel mondo, e ovviamente, diciamo, parliamo di questo palazzo che è incastonato nel cuore di Bologna, e quindi, diciamo, speriamo che diventi un centro a futura memoria di Guglielmo Marconi, in pieritura a memoria di Guglielmo Marconi. Questo video è stato fatto da professori del CNR, quindi è un video di altissimo livello. Qui vediamo solo una parte, perché poi c'è tutta una parte in 3D virtuale dove fa vedere questo palazzo com'è adesso e come potrebbe diventare quando ci sarà in occasione del prossimo restauro. Magari, se qui a Bologna, si chiedo anche all'assessore, c'è la possibilità di presentare il video intero, perché oggi, diciamo, sono pochi minuti, ma ci sono delle parti che sono bellissime. E soprattutto è un ottimo biglietto da visita per Bologna, perché noi portiamo, quando andiamo nel mondo, portiamo Bologna, e molte persone, diciamo, vorrebbero venire a vedere il palazzo. Sono venuti degli scienziati degli Stati Uniti a ottobre dell'anno scorso appositamente per vedere il Palazzo Marconi di Bologna. Quindi, diciamo, noi quello che facciamo è portare Marconi, portare l'Italia, ma soprattutto Bologna, che è la sua città. Quindi io spero che nell'anno prossimo presentiamo la versione qui in italiano, e anche con il CNR, perché nelle foto voi avete visto che c'era spesso
il presidente del CNR, il dottor Inguscio. Poi abbiamo un grande amico che è il senatore Gasparri. Quindi se c'è un'occasione importante, faremo veramente una bella presentazione dove Bologna figurerà alle grande, perché il video parte proprio dalla città di Bologna e mano a mano, diciamo, arriva lì al palazzo. Ecco, io mi fermerei qui e passerei la parola al principe Guglielmo. Vi ringrazio per l'ospitalità. Vengo da Santa Marinella, vicino Civitavecchia, che è la città dove Guglielmo Marconi ha fatto i primi esperimenti sulla radiotelefonia mobile, il radar e anche la trasmissione TV. Lascerò qualche documento qui alla famiglia Bognesia. Mi fa veramente piacere essere con voi. Allora, sempre per prima del passaggio, non dirò nulla di Guglielmo perché non mi sono preparata. Invece voglio riferire una cosa, perché insomma io credo che la festeggiata maggiore stasera, almeno per me e nel mio cuore, è la principessa Elettra. Ma è una cosa, una sciocchezza: siccome qua alla famiglia Bugnanza il martedì pomeriggio tengo un gruppo di lettura animata eccetera, e quest'anno stiamo finendo finalmente l'Eneide, chiaramente lo facciamo in italiano, qualche verso latino, insomma un po' di cosa così, e io non ricordavo più questo passo. In sostanza lo scudo che Vulcano prepara per Enea, che deve poi riuscire a sconfiggere i vari gruppi italici che naturalmente non lo volevano in Italia, viene forgiato da Vulcano con i metalli più preziosi, e tra questo cosa c'è? C'è un metallo che si chiama elettro. Non lo sapeva? Allora io ho detto: ecco perché Marconi ha chiamato la nave e la figlia Elettra. L'elettro era un metallo, penso tuttora, però non sono una scienziata, quindi non lo so. Io dico le parole di Virgilio: l'elettro era un metallo nobilissimo, perché formato da tre parti d'oro e una d'argento. Bene, ne abbiamo parlato, ci sono qua dei lettori, dico: la principessa Elettra, suo padre doveva essersi innamorato fin da quando è nata. Ecco, o la nave prima, insomma, comunque mi è piaciuto fare questo omaggio. E adesso a Guglielmo Marconi. Allora, buonasera anzitutto. Il mio sarà un intervento un po' particolare. Abbiamo avuto una ottima parte scientifica e storica dell'amico professore Gabriele Facciasecca, che ha sempre difeso la memoria di mio nonno in Italia e all'estero, anche da bravissimo presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, che si è sempre battuta anche in momenti difficili per portare avanti la memoria di nonno. E io insomma volevo dire questo, che parlerò della bolognesità, la parte bolognese caratteriale di Guglielmo Marconi. Adesso siamo ospiti della famiglia bolognese, credo che sia fondamentale. L'unico circolo, tra l'altro, mi sono documentato nel mondo in cui Guglielmo Marconi è presente in orario perpetuo, quindi cioè, come in Corea del Nord, che Kim Il-sung è il presidente a vita, ecco, eterno, anche qui come Kim Il-sung è. Quindi una cosa in maniera qui più pacifica, ma insomma, ecco, esatto, quindi una cosa sì. Allora, io mi chiamo Guglielmo Giovannelli Marconi e sono appunto figlio di Elettra, e per chi non lo sapesse, e ho vissuto anche a Bologna tante volte. A differenza di mia madre e anche di tutti altri noi, non ho mai conosciuto mio nonno Guglielmo Marconi per motivi anagrafici. L'unica testimone vivente qui è mia mamma, però ho avuto una grande fortuna, che ho vissuto in casa di mia nonna Maria Cristina, vedova appunto per 57 anni dopo la morte di nonno, che con cui avevo un rapporto molto stretto e che mi ha trasmesso continuamente, anzi quotidianamente, le memorie della vita vissuta accanto al marito. Quindi ho avuto una conoscenza collaterale molto stretta, diciamo, con Guglielmo Marconi, e in queste trasmissioni, diciamo, di memoria storica mi raccontava soprattutto la parte più umana e caratteriale di Marconi,
che spesso, diciamo, in maniera molto impropria passa in alcune biografie come un personaggio un po' freddo, un po' chiuso, distante. Dicono sempre questa matrice inglese, che poi non è vero, perché la madre era irlandese, d'origine scozzese, però all'epoca chiaramente l'Irlanda faceva parte dell'impero britannico, quindi chiaro che era britannica, ma insomma c'è una grande differenza tra inglesi, scozzesi e irlandesi, non è tutta la stessa pappa, insomma sono differenze sostanziali, come tra bolognesi e milanesi, insomma è una grande differenza, con tutto il rispetto per i milanesi. Ma detto questo, la madre in realtà non era affatto quella inglese noiosa, bacchettona, eccetera, è una che scappò di casa per amore, era molto giovane, per andare a sposare Giuseppe Marconi, che era vedovo, era anche più grande di lei, e che amava come lei l'arte e la musica. Lei veniva a Bologna, in Jameson, da piccola, perché amava il canto, faceva lezioni di canto qui a Bologna, e si innamorò di questo affascinante bolognese. Naturalmente la famiglia era contrarissima, perché c'era una grande differenza di età, anche di religione, perché Annie Jameson non era cattolica, era della Chiesa d'Irlanda, e quindi insomma Giuseppe era un po' più laico, diciamo, quindi andava anche bene, insomma, alla fine, giustamente, era un buon vivente, un gaudente, personaggio simpatico, bravo imprenditore, questo lo dicono in pochi, era un ottimo amministratore agricolo, quindi non era per niente un contadinozzo, eccetera, era uno intelligente, era uno che vedeva oltre e amava la sua terra, la terra e la sua città, Bologna, quindi legato alla terra e alla città. Cosa passa a Marconi di tutto questo? Passa uno spiccato amore per non solo la scienza, lui non è solo uno scienziato, lui è un uomo eclettico, cioè è un uomo che non era specializzato, anche se passa la storia per scienziato specializzato nella promozione, invenzione della radio, anche del cellulare, come ha detto Martin Cooper quando gli fu dato il premio a Bologna nel 2003 e nel 2013 per l'anniversario del primo telefonino in America. In realtà anche quello è il padre spirituale Marconi del cellulare, una cosa molto importante che va ricordata, ma era una persona che in realtà, pur avendo questa spiccata passione per la scienza, come è stato detto, era uno abbastanza interdisciplinare, amava la musica, come ha detto già mia madre, una cosa molto importante, amava il pianoforte, amava il canto, perché la madre, ricordiamo, amava il canto, aveva una bellissima voce di Jameson, amava la storia, amava la geografia, anche i viaggi vari in Estremo Oriente, in America, la curiosità, un uomo molto curioso, amava la cucina, amava anche bere, un buon vino, amava anche i piaceri della vita, diciamo, ecco, era un uomo, insomma, che non ha niente a che fare con il noiosone, diciamo, tipico, tipico. E in cosa si esprimeva questo suo lato bolognese? Si esprimeva nelle amicizie. Allora, era un uomo che si legò nella vita a livello di amicizia con persone che avevano con lui lo stesso comune sentire spirituale, umano e creativo soprattutto. Ricordo alcuni dei suoi migliori amici, ecco Giacomo Puccini, grande maestro della musica immortale italiana, si vedevano a Viareggio, quando lui andava anche allo Yacht Elettra a Viareggio. Puccini aveva una casa stupenda che ancora esiste a Torre del Lago, non lontano da Forte dei Marmi, che conosciamo bene. Ecco, sono contento che qui ci sono degli amici fraterni con cui ci vediamo sempre a Forte dei Marmi da una vita, appunto Ippolito Bevilacqua, Giulio Saladini, Leo Vetino, insomma, ecco, noi siamo una piccola famiglia a Forte dei Marmi, dove ci conosciamo veramente da tantissimo tempo, da un'altra città a cui io sono molto legato, perché era una città, come tutta la Versilia, a cui mio nonno Marconi era legatissimo. Appunto, l'amicizia con Puccini, con lo Yacht Elettra, facevano delle serate musicali a bordo dello Yacht Elettra, amicizie, concerti, musica. Poi un altro grande amico fraterno, Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio era legatissimo a mio nonno, anzi D'Annunzio era un ammiratore, D'Annunzio non ammirava quasi nessuno, perché era un po' uno Sgarbi, ma 100 volte più, insomma, ecco, famoso. Era un uomo di grande autosufficienza, di grande egocentrismo, però ci sono delle eccezioni, e tra le eccezioni c'è Marconi. D'Annunzio era un sincero, grande, devoto e ammiratore di Marconi, anche se erano diversi in tante cose, insomma. E le più belle frasi, dato che qui ricordiamo i 100 anni dello Yacht Elettra, che fu acquistato da Marconi nel 1919, ricordiamo che
le più belle frasi, le più belle poesie sullo yacht Elettra scritte D'Annunzio. Nessuno come D'Annunzio ha raccolto quella nave bianca dei miracoli che sfreccia i silenzi dello spazio. Una delle tante poesie che D'Annunzio ha dedicato allo yacht Elettra, come ricorda spesso il nostro amico Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Vittoriale Italiani. E poi Pirandello pure, un'altra amicizia importante. Pirandello è il maestro del teatro moderno, quindi era un'Italia, diciamo, che primeggiava in Europa. Noi oggi ci lamentiamo, siamo in una situazione purtroppo molto diversa, però noi abbiamo avuto dei periodi storici da sempre, nei secoli, in cui abbiamo dato veramente la creatività al mondo. Galileo, Dante, Alighieri, Leonardo, adesso ricordiamo, cioè, ma anche personaggi geniali che erano amici tra loro, non c'era invidia, non c'era competizione, non c'era un litigio, perché ognuno aveva la sua genialità ed erano tutte persone individuali. Non, oggi ci sono i team, le equipe, si collabora in 30 persone, ci sono gli studi associati, le compagnie associate. Erano dei pionieri invece in quell'epoca, tutte persone sole, con appoggi, come ha detto giustamente il professor Facciasecca, intuitivi, però come creatività erano soli, erano tutti geni, soli, però amici tra loro e amanti di cosa? Amanti del bello e del progresso, perché il progresso nel senso positivo è importante. D'Annunzio, che spesso viene criticato, cioè in realtà era uno che promuoveva sempre la poesia italiana all'estero. A Parigi D'Annunzio è famosissimo, molto più che in Italia. Ci sono delle biblioteche dedicate a lui, dei circoli culturali dedicati a lui. Pirandello noi parliamo, in America, il fondatore del teatro europeo, dalla Sicilia a tutto il mondo, un genio. Puccini poi in America, non ne parliamo, che anche lui è considerato un gigante. E tutti questi personaggi di cui vi sto raccontando erano legatissimi tra loro, scambiavano le loro opinioni, le loro esperienze, scambiavano le loro avventure, le loro storie, insomma, senza invidia, ma anzi con grande, grande affetto reciproco. E in comune avevano l'amore per l'Italia, erano tutti patriottici, tutta gente che ha rifiutato anche benefici all'estero. Diceva mia madre giustamente che Marconi fu più volte proposto la cittadinanza britannica, quella statunitense, e lui rifiutò sempre, disse no, perché io sono italiano e muoio italiano. Infatti così è stato. E una cosa importante anche, volevo dire, il fatto della genialità messa a disposizione del progresso positivo, che non vuol dire progresso che annulla la tradizione, perché erano tutti tradizionalisti questi personaggi, però mettevano la tradizione come scopo finale per la valutazione di un progresso positivo, quindi di far sviluppare le relazioni umane, far conoscere la cultura, molto importante, perché con la cultura c'è dialogo, comprensione e anche può aiutare a risolvere tanti, tanti problemi. E l'amore per il bello, perché la cultura deve andare per forza d'accordo con il bello, la bellezza, la scienza, della cultura, della musica. Ecco, sono tutte cose che aiutano l'anima, che quindi vanno integrate grazie anche a uomini grandi. Ecco, tutti i popoli poi ne beneficiano. E la cosa bella fu che un episodio divertente, per esempio, la nonna mi raccontava che Marconi andò in America nel 1933 durante il viaggio del mondo, vengono ricevuti poi da Roosevelt, da Franklin Delano Roosevelt, Eleonore, eccetera. Capitano a un certo punto a Chicago, tanta gente, gli italiani a Chicago erano potentissimi, e viene assalito da una folla di gente che lo acclama, e tutti gli fanno le foto, come oggi i selfie, no? Vanno lì, foto, foto. E a un certo punto arriva un personaggio un po' strano, si avvicina, c'è la foto, qui e lì, poi va via, eccetera, e diciamo, uno si occupa proprio, ma sa chi era quella persona che ha fatto la foto? Diceva, io che ne so, come vuole dire il selfie, so chi è, uno è gentile con tutti, eccetera. Quella persona era Al Capone, ecco, il famoso Al Capone, anche lui, insomma, ammiratore non richiesto di Marconi, diciamo, ecco, e quindi era un mondo così. E vorrei concludere con un episodio molto significativo. Marconi muore a casa, appunto, di mia nonna, a Via Condotti, il 20 luglio del 37, e appena venne data la notizia, tutte le radio del mondo, di paesi anche nemici tra loro, nemici anche o concorrenti o diversi, in ogni parte
osservarono 2 minuti di silenzio. Le marconiste britanniche si elevarono in piedi, si inchinarono davanti ai loro microfoni e il mondo tornò all'epoca prima della radio. Grazie. Chiedo scusa, alcune persone del pubblico hanno domandato dove sta il Palazzo Marconi qui a Bologna. Il Palazzo Marconi si trova a via San Vitale, ma c'è una scritta solo Palazzo Orsi, perché in realtà anticamente era Palazzo Orsi, poi è diventato Palazzo Marconi, quindi diciamo probabilmente il comune dovrebbe rimettere la scritta Palazzo Orsi Marconi, perché la parte Marconi è saltata. Tra l'altro vi anticipo che vengono da tutto il mondo parecchi personaggi a visitare il palazzo, e a gennaio verrà dalla California uno dei più grandi designer degli Stati Uniti appositamente a visitare qui questo palazzo, almeno così ci hanno assicurato. Ecco. È preciso, perché il professor Spinelli si è dimenticato, al numero 2830, vero, di via San Vitale. Ecco, così chiudo il discorso del Palazzo Marconi. Sì, il numero è importante per capire, Palazzo Orsi, però so fin dove devo arrivare. Niente, a questo punto direi che siamo stati bravi con i tempi e lascio la parola al dottor Franco Franchi, come voi vedete, che è presidente della Università Primo Levi nella sezione bolognese. Volevo dire due cose prima, però. Perché il dottor Franchi? Perché abbiamo da qualche mese pensato a una collaborazione, a una relazione tra la famiglia Bugnaisa Associazione e l'università appunto Primo Levi. Ci siamo incontrati, abbiamo anche trovato una certa comunità di intenti e una visione abbastanza così abbastanza amica, ecco, diciamo così, così nella visione anche dei preparativi eventualmente di altri avvenimenti importanti per Bologna, come potrà, non solo per Bologna, ma insomma altri avvenimenti importanti. E quindi ecco perché, così come lui ha invitato me presentandomi al suo staff di Università Primo Levi, io ho fatto altrettanto, e in effetti anche nella locandina che abbiamo pubblicato per questa conferenza c'erano i logo sia della famiglia Bugnaisa sia dell'Università Primo Levi. Questo è il motivo, così adesso è pubblico, va bene? E quindi ecco a voi che conclude un po' il nostro pomeriggio. Grazie. Ma non si può non essere amici e ammiratori della professoressa Sapori, presidente della famiglia Bugnaisa, perché l'ho imparata rapidamente a conoscere in questo breve periodo, per la sua attività, la sua abnegazione, la sua volontà, nonostante le difficoltà, di portare avanti una impresa importante, quella di rilanciare, di ravvivare, di riportare alle vecchie fortune la famiglia Bugnaisa, la famiglia bolognese. È un'associazione storica, come voi sapete certamente, nata all'inizio del secolo scorso e che ha rappresentato tanto per Bologna, per la vita sociale di Bologna, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche in tempi più recenti. Poi c'è qualche difficoltà, evidentemente ha reso un pochino più difficile questa interpretazione dello spirito della famiglia bolognese, e la professoressa Sapori si sta veramente impegnando e lo sta riportando in auge con grande significato e credo anche in termini di riuscita. L'Università Primo Levi, due parole soltanto, è la seconda o la terza, i dati ultimi non ci sono, ma non ha importanza, è una gara ciclistica, università per adulti in Italia, con più di 4.100 iscritti, 150 docenti, 302 corsi, ma quel che conta che siamo, che è questa struttura, questa istituzione
ulteriormente in crescita e quindi il futuro si presenta certamente importante e significativo. Ecco, quindi io ringrazio la professoressa Sapori anche per l'ospitalità, no, che ha offerto a tutti quanti noi in questo simpatico ambiente, e ringrazio naturalmente i relatori illustri che hanno esposto delle considerazioni, hanno esposto anche delle raffigurazioni molto interessanti che riguardano Guglielmo Marconi. E su questo mi permetto di fare un'aggiunta particolare. Io non so se sarà possibile, ma penso che possa essere possibile, comunque ci metteremo molto impegno, la famiglia Bugnesa e l'Università Primo Levi, di considerare questa iniziativa un momento di rilancio della figura, della consapevolezza e della bolognosità di Guglielmo Marconi. Diciamo la verità, a volte dimentichiamo le persone importanti che pur abitano, hanno collaborato e hanno reso importanti le città, i luoghi nei quali essi hanno compiuto talvolta delle imprese importantissime, o talvolta hanno scritto, comunque elaborato un momento di avanzamento della civiltà. Ecco, io penso che sia possibile riprendere da questa serata, da questo pomeriggio, molto riuscito e molto interessante, questo ragionamento di rilancio della figura di Guglielmo Marconi, bolognese e quindi particolarmente amato da tutti quanti noi. Tre giorni fa, ho parlato con l'assessore Lombardo, è uno dei più importanti, diciamo, tutti sono importanti, ma certamente lo è in particolare il professore Lombardo, il quale non soltanto si è dichiarato disponibile, ma già ha lanciato alcune idee che riguardano momenti celebrativi di Marconi e anche dal punto di vista scientifico di quello che ha rappresentato l'opera di Guglielmo Marconi. E tant'è vero che dopo, per un momento, ne parlerò anche con la principessa e col principe Guglielmo per vedere come possiamo impostare praticamente questo ragionamento, che poi naturalmente il Comune di Bologna se ne farà artefice principale. Una altra considerazione, ma io penso che l'importanza di Guglielmo Marconi è immensa, praticamente la nostra civiltà contemporanea, il nostro modo di essere negli anni attuali, in quelli appena trascorsi e anche e soprattutto per il futuro, questa diversità, questo avanzamento lo si deve a Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi è il padre di tutto quello che abbiamo nelle nostre case, nelle nostre automobili, il telefonino che ormai rappresenta una condizione indispensabile, forse anche sbagliando un pochino questo punto di vista della nostra vita. Ecco, tutto questo dipende da Guglielmo Marconi. A volte chiamiamo la nostra società contemporanea la società della televisione. Ecco, la radio è padre della televisione. Senza Guglielmo Marconi non ci sarebbe stato certamente neanche, o sarebbe stato in modo diverso, anche la storia della televisione. Io credo inoltre che Guglielmo Marconi sia da sottolineare, da ricordare, da celebrare per un aspetto particolare. C'è una teoria antropologica abbastanza affermata, ma ancora un pochino nuova, che è quella dell'evoluzione punteggiata, che dice, contrariamente al passato, che l'evoluzione dell'uomo non è costante, non è, diciamo, stabile, con un avanzamento quindi graduale ma continuativo. Non è così. L'evoluzione è punteggiata perché in determinati momenti del tempo c'è stato qualcosa che ha lanciato in avanti questa evoluzione dell'uomo, con dei punti quindi particolari che sono talvolta casuali, può essere anche un grande avvenimento, una grande catastrofe ecologica, non spero che non sia così per quella che andiamo avanti, dovuta a quella che vedremo forse nel prossimo futuro, speriamo di no. È così anche per quanto riguarda una persona o poche persone che riescono a fare quello che altri non avevano fatto e che rappresentano pertanto uno stimolo, una forza, impegno per fare avanzare la nostra civiltà. Ecco, naturalmente anche questo fa riflettere sulla previsione dello sviluppo della società umana. La futurologia, una scienza
abbastanza interessante dal punto di vista antropologico, in realtà è talvolta anche una sorta di interpretazione filosofica tutta particolare, a seconda di chi in quel momento se ne occupa. La futurologia non ha mai fatto delle previsioni che si siano avverate, o perlomeno non le ha quasi mai fatte. Ecco, tant'è vero che Guglielmo Marconi all'inizio la sua scoperta fu anche presa con una certa sufficienza, non fu immediatamente compresa. Altrettanto è venuto successivamente. Chi si immaginava 25-30 anni fa che l'informatica avrebbe assunto lo spazio, avrebbe occupato lo spazio che oggi ha e farebbe parte integrante, indissolubile della nostra vita? Certamente nessuno, e anche questo non è previsto da nessun futurologo, anche quelli più avveduti. Ma c'è anche l'inverso: si pensava negli anni 60-70 che certamente l'uomo avrebbe conquistato lo spazio. Addirittura ricordo che furono scritti libri e anche un articolo di giornale molto interessanti che faceva un elenco di previsioni. Nel 1990 avremmo colonizzato la Luna, nel 2000, 2005, 2010 avremmo colonizzato Marte e così via. Non è avvenuto niente di tutto questo, cioè i futurologi hanno sbagliato tutto o quasi tutto. Che cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo ringraziare Marconi e naturalmente altri illustri geni la cui curiosità è servita per farci capire di più su come vogliamo impostare la nostra civiltà, ma nello stesso tempo guardiamo al futuro con tanta preoccupazione. Noi non sappiamo cosa c'è dietro l'angolo del futuro, e forse la differenza che esiste fra questo periodo storico e sociale che stiamo attraversando e quello appena trascorso è che eravamo convinti 20 anni fa, 30 anni fa, che il futuro sarebbe stato meglio del presente, ed era una fiducia che ci proponeva qualcosa di nuovo e di positivo. Beh, oggi le cose sono un po' diverse, molti di noi o sono molto pessimisti o, se sono ottimisti, sperano che il futuro non sia peggiore di quello che è il presente. Ecco, questa è la grande differenza che noi abbiamo, e forse questo è anche il merito invece che noi dobbiamo dare a Marconi. Marconi ha dato in quel periodo, ma anche successivamente, non la speranza, ma la certezza di fare le cose nel modo migliore per veramente affrontare il futuro con uno spirito positivo. Grazie. Allora, vi invito a un brindisi, e naturalmente in onore di Guglielmo Marconi, perché è il festeggiato, ma anche in onore di tutti noi, ed era giusto? Di tutti voi, insomma, perché ormai si avvicina il Natale, quindi ci faremo gli auguri anche di buon Natale e di un, diciamo, lieto 2020. Con l'impegno di ritrovarci l'anno prossimo. Io ho già diramato qualche indicazione, il professor Balciasecca si è dimostrato disponibile a tornare, la principessa Elettra pure, tutti noi saremo di nuovo, speriamo, qua, va bene? A Dio piacendo. Va bene, arrivederci, buona serata, ci vediamo a chiacchierare di là. Volevo ricordarvi, c'è un, purtroppo l'ho acquistato alla fine, il libro delle firme, ci terrei perché questo deve rimanere un momento molto particolare per la famiglia, oltre che per voi, per cui se vi fermate a firmare questo quadernone che ho attrezzato lì sul tavolo della bacheca, e poi andiamo nell'altra sala per il brindisi e qualche assaggino, insomma, giusto per non ubriacarci, va bene? Ecco, a questo, allora, lasciamo un gagliardetto alla principessa e naturalmente al figlio, al principe Guglielmo, a ricordo di questo momento particolare di rinascita non solo della famiglia Bugnaisa, ma dell'interesse per Guglielmo Marconi, va bene? Grazie mille. Grazie a Bologna, beh certo, dico bene a Bologna, famiglia Bugnaisa.
di Bologna, di così.